di riferimento Atalanta e Bologna, una panchina in Serie A, Bonacina capitò, grande lavoro. Bonacina che ha avuto un'esperienza anche del Foggia, ma attenzione al Bologna con Di Brille, il gol del vantaggio del Bologna al sesto minuto di gioco di Di Brille, sblocca il risultato e porta in vantaggio la squadra di casa. Distrazione difensiva. Rivediamo, e così lo lasciano libero, scatta, brucia sulla corsa, abbiamo visto il capitano dell'Atalanta Gatti a tu per tu con Mazzini, non sbaglia. E sigla l'1-0, dunque Bologna in vantaggio. Cosa Migliorelli, ancora Bolis, Migliorelli, la triangolazione riesce, palla in area di testa, grande intervento di Ravaglia. Gli altri ultra che seguono la primavera sono a protestare contro la testa del tifoso. È stato tesserato a gennaio, Barro, attenzione all'Atalanta, ancora, e c'è, non trattiene questa volta, e c'è il gol di Barrov, dovrebbe essere Barrov l'autore. Mazzocchi, ecco qui rivediamo latte latte protagonista, il tiro non trattenuto da Ravaglia, arriva come un falco Mazzocchi da due passi, non può sbagliare ed è il pareggio al 21esimo minuto. 1-1 dunque per il centrocampista bergamasco Mazzocchi. Capone. Ah, dialogano i due, Capone ancora, va la conclusione centrale, blocca Ravaglia. Ragazzi di Bonacina, Frabotta, buon lavoro, e poi in area, bella opportunità, abbiamo visto Trovade, il primo dei difensori del Bologna che comunque stanno disputando fino a questo momento una buona partita. Grande attenzione, attenzione limite dell'area, Capone, non è finita l'azione, Migliorelli, e poi latte, e c'è il fallo. Calcio di rigore, calcio di rigore. La rincorsa e il gol del vantaggio dell'Atalanta su rigore con Latelat, portiere da una parte, pallone dall'altra per il vantaggio, il sesto gol di Latelat in questo campionato. I ragazzi vanno sotto la curva atalantina a festeggiare, Latelat è un altro dei ragazzi, è arrivato piccolissimo coi genitori, vive da sempre con l'Atalanta, quindi curato nella casa del la Bianconi. Bologna. Via Capone, lanciato, posizione regolare, Capone che sciupa clamorosamente cercare Mazzocchi, poi Capone, la conclusione di Capone che ha avuto una, ha toccato anche il nuovo entrato Stanzani. Grande conclusione dalla distanza, fanno girare palla gli uomini di Bonacina, Colpani, Migliorelli in area, Elia, colpo di testa da dimenticare per il Elia. Coni, Cestaro, Frabotta, palla in area, il colpo di testa. Finisce qui con il successo dell'Atalanta dunque sul Bologna 2-1. Nel primo tempo era andata in vantaggio la squadra di casa con Di Brille al sesto, il pareggio di Mazzocchi al 21esimo, poi nella ripresa al 17esimo la rete sul rigore di Latte che aveva subito un fallo da Cozzarinara in Bologna, accorto tatticamente, in pratica condannato.